Che ruolo può avere il pensiero di Gramsci nelle lotte del nostro tempo? Antonio Gramsci, oltre a essere un classico del pensiero filosofico e politico, e dunque in quanto tale a essere un pensatore che ha sempre qualcosa da dire, come tutti i classici, credo che sia particolarmente attuale nell'odierna notte del mondo per il fatto che ha una sua valenza critica e demistificante decisiva che, per brevità, articolo in tre punti. Antonio Gramsci è anzitutto un grandissimo episodio di coraggio filosofico e di coerenza, cioè uno di quei rari casi, se ne contano pochi nella storia del pensiero occidentale, da Socrate fino a Gramsci stesso, di pensatori che hanno creduto fino in fondo in ciò che pensavano e sono stati disposti a pagare con il dono più grande, la propria vita, ciò per cui lottavano e in cui credevano. Antonio Gramsci è un esempio perfetto di coerenza filosofica, in questo da abbinare, secondo me, all'altro grande filosofo neoidealista del Novecento italiano, Giovanni Gentile, anch'egli coerente fino in fondo, sia pure su un versante politico opposto rispetto a quello di Antonio Gramsci. C'è una lettera molto bella che Gramsci invia dal carcere, dove ha passato larga parte della sua vita in quanto antifascista militante, in cui Gramsci scrive alla madre, quasi scusandosi per le proprie visioni radicali politiche che gli sono costate la detenzione, e scrive alla madre che è una questione di onore accettare questo, perché un uomo deve prendersi la responsabilità per le proprie idee e le proprie posizioni politiche, e quindi si scusa con la madre dicendo che ha accettato la condanna per via delle proprie visioni filosofiche. Ora, Gramsci è un grandissimo esempio di coraggio e di testimonianza, potremmo dire con Lukács, cioè di pensiero vissuto fino alle sue estreme conseguenze. Ma in secondo luogo, Gramsci è un grande teorico dell'egemonia della politica sull'economia. Chi ha letto I quaderni del carcere, che sono un capolavoro letterario, filosofico, insieme politico del Novecento, sa bene quanta parte abbia il primato del politico. Il politico come supremo rispetto all'economia. Tutto è politica, è impossibile pensare una visione del mondo senza politica. Anche la Divina Commedia è politica, dice Gramsci continuamente. Tutto è sempre politica. Gramsci, cioè, è uno dei grandi teorici della filosofia della praxis come visione politica novecentesca. Certamente Gramsci legge Marx come filosofo della praxis e legge il marxismo come una filosofia della praxis, rivelando in ciò la grandissima influenza di Giovanni Gentile. Infatti, dal mio punto di vista, Gramsci, Gentile e Croce sono i tre grandi neo-idealisti del Novecento italiano. In particolare Gramsci è un allievo di Gentile, un allievo inconsapevole di Gentile a tratti. Potremmo anzi dire che Gramsci sta Gentile come Marx sta Hegel, tanto più dice di essere anti quanto più in realtà segretamente ne ha metabolizzato il messaggio. E qual è il messaggio metabolizzato da Gentile in Gramsci? È il messaggio della praxis, essere la realtà l'esito di un porre, essere la realtà il prodotto del porre soggettivo, dell'agire degli uomini nella storia. Se tutto è prassi, così nei quaderni del carcere, ciò significa che il compito fondamentale è l'agire in nome del comunismo, dice Gramsci, in nome di una società giusta che ancora manca. Filosofia della praxis significa appunto rinuncia a pensare la realtà come qualcosa di dato a cui conformarsi. Come è noto, Gramsci individua in Machiavelli il fondatore della filosofia della praxis. In Machiavelli, letto non come un puro difensore della realtà di fatto, ma in Machiavelli letto invece come un teorico della praxis nella congiuntura storica. Machiavelli è insieme realista e utopista, perché pensa all'agire in condizioni storiche molto precise. Non pensa all'agire astratto, ma pensa all'agire situato nella politica del suo tempo. Fino poi a Marx, riletto tramite Gentile come filosofo della praxis. Quindi primato della politica, primato dell'agire sull'essere, potremmo dire. E qui vengo rapidamente al terzo grande punto che fa, a mio giudizio, di Gramsci un autore oggi irrinunciabile nelle lotte del nostro tempo e più in generale nel pensiero filosofico-politico del nostro presente, un punto collegato con quanto già dicevo prima. Gramsci
ha reagito grandiosamente, insieme con Gentile anche, a quelle visioni che assolutizzano la realtà come datità a cui adattarsi. Per Gramsci, come per Gentile, la realtà è l'esito di un porre e in quanto tale può sempre di nuovo essere trasformata. Nei Quaderni del carcere Gramsci prende posizione contro quella che lui chiama la pigrizia fatalistica. Cos'è la pigrizia fatalistica? Ad esempio la pigrizia fatalistica di certo marxismo, che lui attacca duramente nei Quaderni del carcere, ma la pigrizia fatalistica dei positivisti anche. È la pigrizia di chi pensa che il mondo esista indipendentemente da noi, che la storia proceda autonomamente per virtù e leggi sue e che dunque noi non dobbiamo far altro che assistere passivamente agli sviluppi storici che non ci riguardano. La visione della Seconda Internazionale era quella appunto del cadavere del capitalismo che passa trasportato dalla corrente mentre gli attori sociali contemplano inattivi questo passaggio. Gramsci reagisce a questo. Il capitalismo non crollerà mai da solo, per virtù sua. Crollerà se noi ci adopereremo insieme per superarlo tramite la praxis. Appunto reazione al fatalismo, la pigrizia fatalistica, e reazione anche a quello che Gramsci, con un'altra formula bellissima, nei Quaderni del carcere chiama il cretinismo economico. Cretinismo economico che è poi uno dei modi in cui si predica in Gentile, come anche in Gramsci, una grandiosa presa di posizione contro le pretese sempre più assolutistiche della scienza, di ridurre il senso delle cose nella pura quantificazione matematizzante. Il cretinismo economico è quella visione politica, ma in realtà puramente economica, di chi pensa che tutto si risolva tramite calcoli, numeri, gestione economica della realtà. Ci vuole appunto un primato della praxis e della politica nel loro nesso indisgiungibile. Gramsci ha capito tutto questo, Gramsci è anzitutto un filosofo della praxis, Gramsci è un pensatore che, come giustamente diceva Augusto Del Noce nel suo bellissimo libro su Gentile, può essere considerato come un attualista rivoluzionario, cioè come colui che ha declinato il discorso di Giovanni Gentile in forma comunista e rivoluzionaria. Questo è il miglior punto di avvio per inquadrare, comprendere e magari anche sviluppare il discorso di Antonio Gramsci.